A scuola nessun straniero, è questo slogan che caratterizza la scuola Amerigo Vespucci di Vibo Marina, forse anche per questo scelto per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico. La cerimonia solenne si è svolta alla presenza delle massime autorità, avendo scelto proprio l'integrazione quale tema della giornata. D'altronde, la scuola diretta da Maria Salvia accoglie diversi ragazzi stranieri sbarcati sulle coste calabresi e ospitati nei centri di accoglienza del Vibonese. La giornata è stata anche l'occasione per una riflessione sulla strada percorsa dalla scuola in Italia all'insegna dell'innovazione e dei cambiamenti. È sempre così, perché la scuola è la vita, è il futuro, quindi la scuola innova continuamente, perché sennò avremmo un futuro fermo. Se i nostri cavernicoli non avessero pensato che potevano fare il fuoco, non saremmo arrivati ad oggi. Ecco, e quindi l'innovazione è la cifra della scuola, ma l'innovazione in meglio, la ricercazione, che però passa fortemente attraverso l'educazione, perché la caratteristica della scuola non è l'innovazione, tanti possono, ma è l'educazione, l'innovazione che educa. Quindi diciamo verso il meglio, ecco, verso appunto, il meglio. L'innovazione sì, ma non dimenticando le tradizioni e la cultura. Assolutamente, l'appartenenza è fondamentale, perché sennò noi ci perdiamo proprio il nostro essere cittadini in un territorio, e la scuola autonoma vuole essere proprio questo, la scuola che cresce, mette al centro la propria comunità, il proprio territorio con le sue ricchezze, e attraverso queste radici il futuro ha un cuore antico, ecco, preservando e facendo crescere le radici, sapendo chi siamo, possiamo capire anche cosa diventeremo. La scuola calabrese a che punto è? È un buon punto. No, la scuola calabrese svolge il suo ruolo in piena sintonia con come tutte le altre regioni. Anzi, all'interno di questa regione c'è un'ottima collaborazione con gli enti, con la regione Calabria, tantissimi progetti e tantissime attività. Noi troviamo la regione disponibile e altre cose, per il resto facciamo noi. È inutile, comunque ci sono delle carenze che provengono da alcuni enti locali per quanto riguarda le strutture edilizie delle scuole, però purtroppo su quel settore, su quel lato, non è competenza del Ministero dell'Istruzione. Noi possiamo collaborare nel senso di essere attenti, guardare, ma il nostro compito è quello di realizzare i laboratori e di attribuire gli insegnanti alle classi. A tal proposito, la situazione delle cattedre in Calabria? Le missioni ruolo noi le abbiamo fatte tutte quante, ora ci stanno le supplenze annuali, sono state attribuite dagli uffici di ambito territoriale, rimangono, presumo, poche ore, altre cose che sono quasi del tutto completate.